Salve signore, ben ritrovati sul canale con una nuova lista GOT. E che lista GOT quella di oggi? Finalmente quest'oggi abbiamo un mazzo che non gioca solo Don Zalug, ma anche alcuni dei suoi componenti della banda, ovvero la banda Dark Scorpion, che sarebbero questi 5 deficienti in una posa tipo la squadra Ginyu di Dragon Ball, che hanno tutti degli effetti simili, diciamo, tra di loro, comunque che si attivano quando fanno danno da combattimento all'avversario. Proprio come Don Zalug. Ma dato che per l'appunto Don Zalug si usa sempre e gli altri non si usano mai, quest'oggi avremo finalmente un mazzo in cui poter usare anche gli altri Dark Scorpion. Il mazzo è forte, mi chiedete? No, ovviamente no, perché cosa vi aspettavate? Però ovviamente è un ottimo for fun e comunque la componente guerriero gli permette di fare comunque delle cose ogni tanto. Quindi sarete molto curiosi, perciò iniziamo subito a vedere di che si tratta. Il mazzo si apre con il 3x più scontato che ci possa essere, ovvero il 3x di Don Zalug. Sì, proprio lui, il capoccia, l'affidabile, l'uomo con le cartucciere che gli servono per ricaricare le sue spade. Ringraziamo come sempre i censuratori anni 90 e vabbè, non è che ci sia molto da dire riguardo Don Zalug, tanto lo conoscete già, in questo mazzo ci servirà ancora più del solito perché insomma è il capoccia per l'appunto della banda. L'unica cosa che possiamo notare e che ci sconforta molto in un mazzo del genere è che è il capo dei Dark Scorpion ma non ha Dark Scorpion nel nome e questo purtroppo ce lo rende meno sinergico con altre carte Dark Scorpion, però pazienza. Allora, dato che vorrete fare la conoscenza degli altri Dark Scorpion di questo mazzo, giochiamo per l'appunto un paio di Dark Scorpion Mina la Spina. Sì, nel cartone la chiamavano Mina, quindi non andrò mai a pronunciare quella cosa impronunciabile. Questa tizia ha 1.800 di difesa ed è quello che ci interessa particolarmente perché principalmente la metteremo coperta e aspetteremo che ce l'attacchino. Quando fa danno da combattimento all'avversario, ci aggiungiamo una carta Dark Scorpion o che si chiami Cliff il Rimuovitrappole, perché anche lui non si chiamava Dark Scorpion nella sua prima stampa su MFC. Comunque questa carta ce l'aggiungiamo o dal mazzo o dal cimitero, scegliamo noi. Ovviamente, prima fase di gioco, sceglieremo dal mazzo per sfoltirlo il più possibile. Comunque, in caso l'avversario sia scoperto, ha anche 1000 d'attacco, l'effetto chiaramente si attiverà lo stesso e quindi possiamo sempre usarla anche per attaccare. Il prossimo è il sopracitato Cliff il Rimuovitrappole, che appunto a discapito del nome è un Dark Scorpion anche lui. Abbastanza piccolo, 1200 in attacco, però livello 3, quindi bypassa legame, livello limite, quelle robe insomma da Barn. Infatti credo che qualcuno lo giochi ogni tanto di side contro Barn. Magari nei Chaos Warrior, nei mazzi insomma già basati sui guerrieri. Comunque anche il suo effetto è abbastanza control Barn, perché quando fa danno dall'avversario o gli distruggete una carta magia trappola sul terreno, o gli macinate due carte dal mazzo, ma ovviamente il primo effetto è sempre molto meglio. E per l'appunto è per quello che ci interessa giocare il signor Cliff. L'ultimo Dark Scorpion che giochiamo, questo veramente praticamente solo per ridere, è Gorg il Forte, che tra l'altro sarebbe quello con più attacco in assoluto, e c'ha 1.800, e un tributo. Sì, ottimo. Vabbè, quando lo evocheremo, Gorg il Forte, ha come effetto che quando fa danno all'avversario, o gli facciamo rimbalzare un mostro sul terreno in cima al deck, buono comunque come effetto, oppure gli maciniamo la prima carta del mazzo. Dunque, il reparto Dark Scorpion è già finito e voi direte, come è già finito? Ma non giochi il quinto Dark Scorpion e poi in generale ne giochi pochissimi? La risposta ad entrambe le obiezioni è che volevo far sì che il mazzo avesse un minimo di possibilità di vincere anche contro i mazzi meta o comunque quelli forti. Quando l'ho provato giocando più copie di Mina, Cliff, addirittura anche di Gorg e giocando anche lì lo scartozzo, quello più piccolo, Cheek il codardo, il mazzo era veramente terribile, cioè o facevi contro i for fun, quelli super for fun, o se no, se già incontravi un for fun un po' più serio, usciva col culo così proprio dallo scontro. Quindi, volendolo fare un po' più rigganciato, vi dovete accontentare di giocare solo quei pochi Dark Scorpion lì. Comunque, c'è da dire una cosa: Mina ha l'effetto che ve le potete riciclare una all'altra, insomma, quindi già giocarne due va bene, e il suo effetto alla rinforza dell'esercito per andarci a prendere una carta Dark Scorpion, appunto, rende quasi inutile andare a giocare più di un Cliff o più di un Gorg. Quindi, dopo
Dopo aver spiegato la scarsa presenza di mostri Dark Scorpion nel mazzo Dark Scorpion, continuiamo con il resto dei mostri, che sono quasi tutti dei guerrieri comunque. Innanzitutto un paio di assalitori DD che ci serviranno non poco perché il loro 1700 d'attacco di base è ovviamente più alto di tutti i Dark Scorpion senza tributo. Quindi con rinforzi dell'esercito, se abbiamo bisogno di togliere dai coglioni un mostro dell'avversario o attaccare un mostro con 1600 o 1500 d'attacco, andremo a prendere assalitore. Giochiamo una monocopia di Kotetsu, il Fabbro del Ferro, questo perché giochiamo gli equipaggiamenti per potenziare i nostri mostri. Dato che non è che giochiamo mostri grossi di base, abbiamo invece mostri piccoli che li possiamo potenziare con gli equipaggiamenti e anche con una magia continua che vediamo dopo. Quindi con Kotetsu ci andiamo a prendere o uno dei suddetti equipaggiamenti oppure i soliti staple che si giocano sempre, ovvero strappa e sepoltura. Giochiamo anche le giare, la cyber giara, sì, perché comunque ci può servire per, a parte pulire il campo ovviamente, ma anche per andarci a evocare magari diversi mostri, guerrieri vari in attacco, così ci riempiamo il campo e di questa cosa ne potremo trarre vantaggio grazie alla magia continua di cui parlavo. E vabbè, in generale giochiamo comunque abbastanza mostri da poter riempire il campo con diversa roba e poi insomma cercare di attaccare. Poi concludendo il reparto rinforzi dell'esercito, giochiamo lo spadaccino livello 2 per mandare a fanculo i mostri coperti dell'avversario e i due mostri spacchini soliti guerrieri, ovvero Forza Esiliata e Signora Guerriera DD. Passando alle magie, quella di cui parlavo che giochiamo in 3x si chiama Le Forze Alleate. Grazie a questo i nostri Dark Scorpion e guerrieri in generale del mazzo possono diventare abbastanza grossi perché per ogni guerriero incantatore presente sulla vostra parte di campo, tutti i vostri mostri guerriero guadagnano 200 d'attacco. Ovviamente l'effetto è cumulativo, quindi per ogni copia si guadagnano per ognuna 200 d'attacco. Quindi con una, già con due guerrieri in campo, entrambi guadagnano 400, con due guadagnano 800, quindi si fa presto insomma a fare i conti e a capire che con questa, se riusciamo a apparecchiare la tavola, magari anche con Cyber Jara, con parecchi guerrieri, essi saranno molto grossi. Ricordiamo che se sono grossi, attaccano e fanno danno da combattimento più facilmente, possiamo poi attivare i loro effetti. Giochiamo degli ovvissimi rinforzi dell'esercito, ovviamente due. Giochiamo anche Nobiluomo dello Scambio, perché spadaccino livello 2 non basterà mai per distruggere tutti i mostri coperti del cazzo dell'avversario. Poi, per quando possiamo riuscire ad attaccare diretto all'avversario, quindi attivare gli effetti dei nostri mostri, giochiamo un paio di ritorno totale per togliere gli ostacoli dalla via. Giochiamo anche un paio di schiacciare. Qui ho preferito mettere schiacciare rispetto ai soliti spacchini trappole, perché magari è il nostro turno, abbiamo un Donzalug pronto, roba del genere, l'avversario però c'ha un mostro brutto e cattivo in campo. Schiacciare è più veloce a quel punto a distruggere quel mostro invece che una Sakuretsu che lo distruggerebbe al turno dopo, no? Quindi lo distruggiamo subito e andiamo ad attaccare con Donzalug se riusciamo, magari prima facciamo ritorno totale, solite cose, insomma. Poi giochiamo in monocopia la magia che avete visto all'inizio, ovvero il raduno dei Dark Scorpion. Allora, su questa c'è da dire che l'effetto non sarebbe nemmeno orribile, però è troppo situazionale perché quando avete Donzalug in campo l'attivate e vi evocate dalla mano tutti i mostri Dark Scorpion possibili che avete per l'appunto da evocare. Sulla base di sta carta, inizialmente appunto il mazzo l'avevo fatto con un sacco di Dark Scorpion, questa addirittura la giocavo 3, però era un legno quasi sempre praticamente, cioè finivo per evocare massimo due Dark Scorpion per volta praticamente. Proprio 3 sarà capitato una volta, insomma. Questo nonostante giocassi appunto rinforzi dell'esercito per prendere Donzalug, Pomodoro per andarlo a chiamare, eppure niente, sta carta è veramente troppo situazionale, nonostante possa essere aggiunta anche lei dall'effetto di Mina, eppure però niente, non girava bene, insomma. E quindi alla fine l'abbiamo calata 1 perché toh, una monocopia così può sempre venire utile, insomma. Comunque giochiamo 3 Donzalug, quando capita Gorg, che così lo evochiamo speciale senza tributi, o gli altri due possiamo evocarli così a gratis. Come vi dicevo prima, con Kotetsu giochiamo per l'appunto i due equipaggiamenti straforti, soliti, Uniti Resistiamo e Potere del Mago, grazie ai quali i nostri bravi guerrieri diventeranno enormi e cattivi. Giochiamo anche Spada Rivelatrice per prendere tempo, perché ne avremo bisogno molto spesso, e giocando anche Ritorno Totale la potremo riciclare. Mentre riguardo alle magie solite, insomma, staple, giochiamo Tifone, ma non tempesta, perché
A parte giochiamo comunque gli equipaggiamenti, giochiamo un po' di roba continua come le truppe alleate e anche una trappola continua. Quindi Tempesta ho preferito non giocarla, giocarla al posto suo un ritorno totale, che poi sono diventati due perché è molto utile per la strategia già esplicata. Gli equipaggiamenti chiaramente li giochiamo entrambi, anche perché li possiamo aggiungere facilmente dal mazzo grazie al signor Kotetsu. E la Trinità la giochiamo completa, quindi anfora carità 2 di meno. Chi l'avrebbe mai detto? Le trappole sono poche ma buone e cominciamo con la trappola continua di cui vi accennavo, che è Rivalità dei Signori della Guerra. Il mazzo, essendo praticamente tribale guerriero, con rivalità possiamo fare bastardate non facendo evocare altri mostri all'avversario oltre a quello che insomma ha già in campo, oppure mandandogli al cimitero mostri fino a che non ne controlla di un tipo solo. Tanto noi i mostri non guerrieri che abbiamo sono a effetto scoperta, quindi li possiamo mettere coperti. Magari verranno scoperti attaccando dall'avversario, oppure se distrugge rivalità a quel punto li scopriamo. Infine, giochiamo come trappole solo spacchini e spacconi, anello, torrenziale e forza riflessa. Richiamo del posseduto non c'è perché fondamentalmente non è che andiamo a evocare mostri chissà quanto grossi, essendo quasi tutti di base con pochi punti d'attacco, quindi non ne vale più di tanto la pena usare un posto nel mazzo per mettere il richiamo del posseduto. Sepoltura c'è perché è un altro discorso, la possiamo aggiungere di Kotetsu e poi vabbè, comunque rievocare un mostro al cimitero è sempre un effetto buono, non è che stia sputando sopra un effetto del genere, però è più vantaggioso quando insomma potete evocarci dei mostri veramente forti, quindi in questo caso meglio farne a meno. Il mazzo chiaramente rientra nella categoria for fun, adesso non for fun proprio di quelli terribili, però for fun dai, non avrà tante possibilità contro i mazzi meta insomma. Un consiglio che sicuramente vi posso dare a proposito di fare contro mazzi meta: nel caso siate contro mazzi che giocano capro espiatorio, quindi Reasoning Gate e God Control, magari sai date uno o due colpo Big Bang perché ci staranno bene, anche perché giochiamo ritorno totale. In realtà non sarebbe nemmeno male di main, però non sapevo cosa levare, quindi ho lasciato i due soliti equipaggiamenti fortissimi, che sono meglio. Comunque, i due replay che vedrete a fine video con questo mazzo provengono dalla stessa partita contro lo stesso mazzo, che era una specie di Monarca e giocava anche la Fenice di Neftis, mago apprendista, insomma, però c'era anche di mezzo Metamorfosi, non so se si giochi normalmente in quella tipologia di mazzo. Se la lista vi è piaciuta, fatemelo pure sapere nei commenti se vi va. E a questo punto sapete bene che è mio dovere invitarvi a iscrivervi spontaneamente al canale, perché se non lo fate, vi mando a casa la squadra Dark Scorpion, sì, proprio tutta al completo, con anche quello deficiente che non giochiamo. E una volta che arriveranno a casa vostra, faranno la cosa più terribile in assoluto che potrete immaginare. Ovvero passeranno tutta la giornata in casa vostra a provare le loro pose imbarazzanti tutto il tempo. Quindi voi dove vi girerete troverete sempre questi 5 deficienti in ste pose assurde che faranno appunto le prove per scoprire le pose più imbarazzanti. Una cosa del genere sinceramente non ve la volevo augurare, però l'altra scelta era che arrivassero in casa vostra, vi distruggessero tutto e rubassero i vostri averi. Con una minaccia del genere, credo proprio che sarete convinti che è meglio iscrivervi al canale. Per la lista di oggi è tutto, signori, vi lascio il replay e vi do appuntamento ai prossimi video del canale. Distinti saluti.